Negli anni 10 del 2000 tutte le moderne società affrontano una mortificante crisi economica che mette a dura prova quei valori che fino a quel momento l'uomo nel suo vivere quotidiano aveva sostenuto. Ma di lì a poco quella stessa società partorisce il suo figlio migliore, capace di ridare vigore al genere umano, l'uomo moderno. Ecco l'uomo moderno che si ridesta con i primi raggi del sole e con quelle calde attenzioni di cui ama circondarsi. Una profonda educazione impone all'uomo moderno di attendere che la sua compagna esca di casa prima che lui si liberi dall'insano e suntuoso fardello accumulato nel suo ventre durante il sonno notturno. Almeno un paio di volte al giorno l'uomo moderno si dedica alla cura del proprio corpo, che ha a cuore come fosse un prezioso diamante da lucidare. In queste occasioni si lascia andare in esibizioni canore alquanto discutibili e in comportamenti così poco ortodossi da far perdere il lume della ragione all'intero vicinato. L'uomo moderno, avendo rinunciato da tempo alla governante, provvede da sé alle faccende casalinghe. Eccolo infatti mentre spolvera, mentre prepara il brunch e mentre si dedica alla cura dei gerani, privo di qualsivoglia inibizione. Nonostante gli anni di duro studio, l'uomo moderno non riesce a trovare la stabilità economica per vivere una vita agiata e spesso non si fa scrupoli a chiedere aiuti economici ai suoi congiunti, come risarcimento danni per essersi mangiato il futuro suo e di un'intera generazione di giovani figli, durante quelle sfarzose cene anni 80 a base di caviale e champagne e giacche tre misure più grandi. Ecco l'uomo moderno mentre si dedica ad una delle sue attività preferite. Egli ha una naturale predisposizione al corteggiamento. Altro non è che una forma evoluta del maschio latino che, fino a quel momento, aveva spopolato tra le giovani fanciulle di paese, da sempre alla ricerca di bravi ragazzi di buona famiglia da presentare ai loro severi ed esigenti padri. Lo sai che oggi ho comprato 15 nuovi smalti per le unghie che vanno di moda quest'estate? Cazzo, 15! Sono stupendi! Poi sono andata in quel nuovo negozio in centro e ho visto delle scarpe favolose! Così mi son detta, devo assolutamente averle, anche a costo di squagliare io l'animale per farle. Ah. Tuttavia, nei rapporti sentimentali è il cinismo a prevalere sull'amore e spesso l'uomo moderno non ha pazienza per sopportare quei femminili eccessi che da sempre rendono la donna unica nel suo genere. Così a volte fa della cruda verità l'arma più devastante che una donna possa temere. E tu? A cosa stai pensando? Se fossi venuto io da te, probabilmente sarei già andato via. Altre volte invece, a prevalere sull'impazienza, sono quegli istinti primordiali che, sin dalla notte dei tempi, caratterizzano le bestie. Ci sono alcune categorie di fanciulle, però, che l'uomo moderno proprio non riesce a sopportare. Quelle affette da quella brutta abitudine che i sociologi moderni chiamano la sindrome della testa bassa. Ma che cazzo stai guardando? Niente. Quelle che parlano troppo. Ma cosa non ti ho ancora detto? Dunque, ieri sera non ci vanno, però comunque mi sono divertita, sai, comunque siamo sicuri di sapere qualcosa di più. Quelle che dimostrano scarsa dedizione alla cura del proprio corpo. Cara, un regalino per te. Usala. Non in ultimo quelle così tanto spudorate, capaci di abbattere in un sol colpo quella solida linea di confine tra il dovuto riservo e la più becera invadenza. Se c'è una cosa di cui l'uomo moderno non può fare a meno, sono le serate con gli amici, che non di rado sfociano in spudorati eccessi. Grrrr.
ma è nella solitudine che l'uomo moderno trova quella tranquillità necessaria a ricominciare. All day and all night, and everything he sees is just blue, like him inside. Window and a blue Corvette, and everything is blue for him. No, nobody to listen. Pronti? Scena 4, ripresa 1, azione! Che dici? Tutto bene, eh? Sì, dai! Non sono entrati neanche un po'! Registrata, bambini.
assassinata. Scena 9, ragazza Pieni, azione! Che forse sono regalatino. Magari ci serve. Un regalino. Potrebbe servire. It's alright.